Amici YouTube, Minutacci è tornato con la Formula 1, ragazzi. Ritorniamo con Giuseppe Riccardi, riprendiamo dal Gran Premio del. Abbiamo fatto i primi due Gran Premi. Adesso riprendiamo tutto. Attenzione perché c'è la Ferrari ancora. Andiamo per il dopo Sainz. Si può fare, ragazzi, si può fare. Ho cercato sui social e ho chiesto in giro. Per fortuna la scuderia non sa nulla del fatto che abbiamo parlato con altre Troviamo persone e l'incontro è andato che in anche questo bene. momento Lo Pepino so, sono fantastica. è Non credo l'Aston che. Martin è in testa. Tornerà anche la carriera con Possa sul Toro. Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Dunque verranno montati sulla vettura in tempo per il Andiamo prossimo con la weekend pausa di gara. stagionale. Cablaggi. Ci siamo con la prima del Canada. Vediamo se riusciamo a vincere il campionato. Intanto la prima libera. Vediamo ragazzi se riusciamo eventualmente a portare le qualifiche. Ah, attenzione che c'è pioggia. Dovrebbe esserci Austria. Ah, intanto vediamo perché, ragazzi, Toto Wolff vorrebbe Eccoci di nuovo subito qua in Pepino. Canada sul meraviglioso circuito Gilles Villeneuve per le sessioni di qualifica. Chi si aggiudicherà la posizione migliore sulla griglia di partenza? Andiamo col Fatto, giro di. siamo pronti. No, ragazzi, abbiamo sbagliato col giro di lancio. Vabbè. Facciamo riscaldarla. Q1. Comunque anche in Aston Martin si lavora bene con i piloti. Con il grande Fernando Alonso, attenzione. Guan Yu Zhou. Vediamo
Qualcuno! Voglio giù! Andiamo perché... Canada è tosto! Guarda, in questo momento Aston Martin sta un po' facendo quello che sta facendo McLaren, e se poi McLaren verrà fuori dopo. I due settori buoni. Con 12. Ci aspettiamo di vedere le prime gocce di pioggia nel giro di qualche minuto. Ma io il primo giro, ragazzi, Piastri secondo, Leclerc terzo, Ocon quarto, con... Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Un po' avanti, anche se dovrebbe poi su Fernando settimo, comunque tutti sull'11, iniziata la pioggia. Se andare su intermedie, facciamoci un giro su intermedie. Norris, Piastri, Perez, Verstappen. Ciao Vassar. Secondo me le intermedie ancora bruciano. Con un set di medie
Secondo me conviene andare con un set di medie. Fernando VII. Non che comandare. Intermedio, sì, attualmente vediamo. Vediamo come la pista. Sì, è nettamente pista intermedia. Vediamo perché cambia la situazione. Max Verstappen sul 21. Sainz 21. Ragazzi, 22. 22. Comunque un bel girare. Ma in questo momento settimo. Adesso la mescola consigliata. Vediamo. Mi sale Reina. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Ho fatto tutti i giri su intermedia però. È pieno nel Q3. Nel Q3. Q3. Andiamo. Settimo.
Carlos Sainz, buona Ferrari. Vediamo perché, ragazzi. Ha smesso di piovere. Ha smesso di piovere. Le gomme da bagnato sembrano l'ideale con queste condizioni. Per il momento ancora rain. Ma dovrebbe smettere. Sainz più veloce. Sta già smettendo, eh. Il primo settore è buono. Clark 24. Ferrari più veloce in pista. Ferrari più veloce in pista, attenzione, sta asciugando la pista. 23 Hamilton. Ventitré giro veloce. Attenzione. Sembra che si stia asciugando la pista. Proviamo con la media. Fernando quarto attualmente. Ma credo ancora rain. Sono tutti con l'intermedia, mi sa. Fernando quarto buono. Opterei per il set di intermedie, le condizioni sono difficilmente prevedibili. Attenzione perché... Il tracciato è bagnato. No, 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 ragazzi, no. Insomma, era andato con giro veloce. Ma mi sa che, ragazzi, non so se vado al giro di lancio. Per il momento Paul. Leclerc 21. Norris. Sesto. Sesto, ma mi sa decimo. Decimo. Non partiamo in una posizione favorevole. Abbiamo sbagliato noi nelle qualifiche. Le qualifiche si Fernando terzo, qui, buono. Ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani. Peccato ragazzi, peccato perché
Sbagliato io col tasto. Insomma, decimo in Canada. Decimo in Canada non è bello. Diamo la gara. Pino si può anche accontentare. Fernando, ragazzi, terzo. Fernando se la gioca per la vittoria. Partendo terzo. Vediamo Pepino. Vediamo Pepino. Non è facile qua in Canada. Bisogna andare molto cauti. Già subito dalla partenza. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri, Sainz secondo oggi è in pole comunque. position e il talentuoso Carlos Sainz completa la prima fila. Bravo Quindi il resto Fernando. della griglia. Fernando Alonso, Hamilton, Norris, Perez, Leclerc, Ocon, Ricciardo, Bravo anche Ricci, Ocon, ragazzi. Oscar Piastri, Albon, Gasly, Zhou. Qui a farmi compagnia. Addirittura Ok, ci siamo. Conto. Gasly. Motore è buono. Comunque il motore rimane buono. Ah! Si inizia male, ragazzi. Si inizia male. Si inizia di male in peggio, undicesimi. Sì, l'avevo detto in Canada. Dovrei essere parti dietro. Addirittura 14esimo. Qua ragazzi. Qua. C'è l'autorecupero. Non è partita, direi bene. C'è addirittura un Russell quindicesimo. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Ma ragazzi, con 15 giri non si può. Meglio, meglio adesso. Settimo Leclerc. Ah, subito, ala, subito. Hai urtato l'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Settimi. Aspetta, prima ce la giochiamo. Una super Aston Martin. Queste prime tre gare Aston Martin ne ha più rispetto alle altre. Guarda a livello di motore, ragazzi.
che sorpasso qua. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. A questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle prendere Lando DRS Norris quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Oh, un Aston Martin incredibile! Qua lungo me la tiene! E prende la scia! A prendere la scia anche Perez! Sbaglia qua! Max, giro veloce! Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Ok, hai l'ala anteriore danneggiata, dobbiamo fare attenzione e provare a proteggerla, dai! Hamilton quarto, Alonso terzo! Andiamo a vedere Alonso secondo, che partenza! Di Super Fernando! Con un pepino! Ho più risparmio energetico oggi! Davanti sono più veloci oggi. A iniziare la Super Max. Comunque era un'ottima Ferrari anche di Leclerc. A lottare addirittura con Leclerc. Oh, fantastico! Hai centrato l'obiettivo. Adesso siamo in ottima posizione per il resto della gara. Ultimo giro di gara, ultimo giro. Attenzione, ci prova Leclerc. Pepino in difficoltà in Canada. In questo momento Ferrari più veloce. Passa Perez.
battaglia con Sergio Vince e Max Verstappen. Sesto, Pepino Audace dopo okay, il compagno Fernando arriva secondo. Eccoci al traguardo e ben presto suonerà di nuovo l'inno dei Paesi Bassi. Max vince. Max Verstappen. Pepino, secondo me. Questa sono due vittorie consecutive, Carlo. Ha dimostrato che non si era trattato di un semplice colpo di fortuna. Evidente che. Sainz terzo e Alonso secondo. Comunque, Aston Martin rimane prima nel mondiale. Ed ecco i. Tenere i due piloti. Gran e lavoro in Aston Martin. Un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Fernando terzo, mamma mia. Aston Martin. Sì, meno due da Max Verstappen. Che in questo momento. Fernando ha guadagnato un botto di punti. E c'è intesa, comunque con Fernando Alonso nel box. Sembra che tu abbia un nuovo rivale. È l'occasione perfetta per dimostrare a tutti quanto vali. E per dimostrare a me che meriti di entrare nella lista dei miei clienti più esclusivi. Scherzo, adoro lavorare con te. Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Si va in Catalogna. Si va in Catalogna con. Con un Fernando favorito. Magari ci facciamo soltanto la versione delle qualifiche. Andiamo con le qualifiche. Andiamo con le qualifiche. Oggi per le sessioni di qualifica siamo in Catalogna, Barcellona. Sentite l'adrenalina. Ci credo, ma perché? E qua, secondo me, Aston Martin favorite, insieme a Red Bull e McLaren, Ferrari.
Speriamo non venga a piovere. Hamilton, giro veloce, 15. Toto Wolff sta facendo provare sia Kimi Antonelli per la Mercedes, ma anche Giuseppe Riccardi ha provato con la Mercedes ufficiale. Giro veloce. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Perez, giro veloce. Attenzione perché poi tutte intermedie. Sì, pioggia. Alonso ultimo. Cosa è successo, ragazzi? Sul 18 Alonso. Ma malissimo Fernando. Ultimo. Cioè, che gli è successo dopo? Assurdo, ragazzi. Assurdo. C'è un po' di pioggia, ma si può andare con le soft. Speravo che Fernando almeno andasse nel Q3. Ha avuto secondo me qualche problema con l'Aston Martin. Per girare sul 18 hai avuto un problema. Inizia moderata la pioggia. Ragazzi, la pioggia sta incinando. Ci vanno le intermedie, ragazzi, ci vanno le intermedie. No, non si può fare un giro con soft. Perez 23. Siamo scesi in P15. Troppo lenta la gomma, ragazzi, troppo lenta la gomma. Lenta sul 36. No, ma chiaro che bisogna andare su intermedia. Con queste chiaro condizioni in pista, meglio scegliere gomme da bagnato. Addirittura? Ah, ragazzi, ma non è possibile andare sulle intermedie. Andiamo con le intermedie. Ma mi sa con le water. Water! Di nuovo pioggia! Pepino fuori!
Dal Q3. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Proviamo ragazzi, proviamo a... Le previsioni meteo ci dicono che la pioggia diminuirà tra 10-15 minuti scarsi. Dovresti avere maggiore aderenza man mano che la pista si asciuga. Perché il dente è buono. Sei sceso in P15. Dente è buono ragazzi, occhio. Può essere pure fucsia. Fucsia no, ma verde sì. Decimo. Andiamo nel Q3 ragazzi. Q3. In questo momento Q3. Speriamo non si asciuga subito la pioggia. Credo sia Q3. Sì, Q3, buono. Buttiamo fuori Oscar Piastri. Fuori Hamilton. Fuori Hamilton. Vediamo se ancora con le water. Mette adesso c'è il sole. Direi che con queste condizioni con le gomme intermedie vai sul sicuro. Andiamo con intermedia. Se vogliamo fare il giro. Sì, però ragazzi, mia... ogni metti intermedie. Rain! Ancora Rain! Ancora Rain! La mette di traverso. Ciardo 29. Cioè, possiamo fare tempi da 28. Peccato che Fernando è fuori ragazzi. Perez 28. Norris 27. Tutti con le water.
Al T6, giro veloce. No, perché dovrebbe iniziare il sole? C'è il meteo. Opterei per il set di intermedie, le condizioni sono difficilmente prevedibili. Tutto a posto, state indietro. L'auto ragazzi, è pronta, non so perché mi sbaglia, ma è seconda volta. Una 17, c'è un po' più di tempo. Ma non credo ci sia per il giro di lancio. Perez 25, Russell 25, Verstappen 24. Ragazzi, di nuovo decimo. Seconda gara decimo. Ancora le qualifiche ottavo. Ma non cambia niente. Assurdo. Però ragazzi, era già tosta arrivarci nel Q3. Le qualifiche sono chiuse, la griglia Wagyu è stabilita, addirittura. Non ci resta che attendere la gara. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Finisce così ragazzi l'episodio, ci vediamo per il prossimo episodio, bella a tutti e a Pinotage.